Uno, due, tre partite. Azione. Che ci fai qui? No, per due motivi principalmente. Cioè, il primo era che mi scappa la salutire. Cioè? Che per contro un'altra cosa. Oh, ciao! E azione! Pare ottima, davvero. È piaciuta. C'è il braccio che comanda. Sarà la stanchezza. No, è piaciuta. La vuoi fare un'altra? Non ti senti convinto? Ti è piaciuta la tua ripresa o la mia più recitazione? Più mi è sembrata pure la recitazione naturale alla fine. Allora, una è il fisso della porta. La porta. Così. Metto in cui un uomo si rinfresca. Fa caldo, ragazzi, stai. Mi ha chiesto questo favore, fingere di essere la sua fidanzata. Io sono un'attrice. Perché no, mi sono detta. Ciao, sto ripassando. Allora, questo è il terzo episodio di Giovani Disponibili, terzo è il modo di dire perché sono incastrati, come già ho accennato. È un critico cinematografico che lavora da solo a casa con il computer, si vede un sacco di film, però non ha diciamo, molte relazioni amorose. Non è per niente. Non è per niente, ecco, diciamo che guarda la donna in fotografia se all'infuori della sua concubina di casa, di cui è segretamente innamorato da un anno. E a un certo punto da aggravare la situazione ci arriva praticamente da fuori, arriva suo padre, che invece è tutt'altra cosa, è un quasi cinquantenne, vedovo, ma si dà molto da fare. Notate Vissani, somiglia più a me che a Vissani, ma sono occhiali. Loro venite ad alzare dal letto invece di fare colazione sono messa a stampare foto di Francesca Villa. Questo sabato ti ricorderanno questo. Se faccio la producer proprio. È tardi! Pare che stai a baciare Craxi, ti dico solo questo. Pronti per la bevutina? No, mi preoccupa, qua sotto c'è un asilo imbestialito. Che vi bevete? Fatemi vedere. Allora, questo è. Latte, nocino, pezzi di banane e mentuccia. E vodka pure, raga. Acqua. E quindi io dovrò bere questa cosa. Lei, non so. Io passo. Ciao Marcolino, buona giornata. Salutami Giulia Roberts, che sta dentro il gruppo, diventa più isterica della checca isterica. Vienici a trovare a casetta nuova, mi fai tu. Vienici a trovare a casetta nuova, eh. Vienici a trovare a casetta nuova, eh. Allora, perché non vengono le orecchie sverte? Pure brutta, una matta brutta. Ti piacciono le donne? Io non si vede che sono che cane. No. Beh, insomma, si vede. No, sì, o meno. No. Ma questa fa sempre così. Una matta brutta. La brutta matta. La fai finire. Senti, una cosa importante, ti devi ricordare di lasciare la busta con l'affisso
tutti i primi. Scusa, no, scusate. No. Una matta, ma pure brutta, la matta, la matta è brutta. No, è bella! E azione! Hai capito Riccardissi? Una cosa sola ti devi ricordare, mi raccomando, lascia sempre tutti i mercoledì del mese. Scusa, no. Come? Davanti così. Non fai capire come è venuto avanti. Queste sono le chiavi. Grazie. Mi raccomando. No, stavo serio. La fai finita? Eh? Io l'ho aperto. Dai, vabbè. Si è messa a parlare l'esorcista qua. Un po' che mi strilli, tutto il palazzo. Tutto il palazzo, pure la vecchia di sotto è salita. Brava però, grazie. Brava, te ne accorgerai. Lo sto avvertendo, Non lo devi scoraggiare, va bene? Ciao fratellone. Ciao fratelli. Tu sei cattivo come perché? Non ce la ricordiamo più noi. Ma dai, no, che bello, no. Grazie Ilaria, sei sempre troppo buona. Grande cinema. Sei carino come carino o cattivo? Carino. Questa è poesia. Ma guarda il porno, come fa a essere carino? Ma il senso della guarda canzone. Guarda che porno hanno un suono. Vai, pronti, vai. Vai, vediamo, azione. Aspetta. Oh, qua c'è gente che lavora io. Secondo fermi, vai a schiaffo su Ferruccio. Nel frattempo Ferruccio si accorge di noi, ritorni a schiaffo su di noi, noi entriamo, giovani disponibili. Oggi è giunto al termine, oggi è l'ultimo giorno di ripresa ufficiale, poi mancano veramente dei pochissimi fegatelli. Ma mia, mi ha messo un po' in magone. No, addirittura. Allora, è bella, vai, a posto, vai, ce l'abbiamo. Bravi, Lena, bravi. Aspetta, ma vado a ripassare, non so nulla, manco una parola. Nulla. Vai. Semplicemente stupenda, grande, brava, così bella. Semplicemente stupenda, grande, bella. Cioè, quel bella è al posto di una tastiera. Giovi Kanonkovic, direttore della fotografia di Giovani Disponibili. Adesso ci fa un pezzo cantato. No, dopo lo dico. Porno o Giovani Disponibili? Scegli. Abbiamo finito, giovani disponibili, presto al cinema!
Aspetta, Richard, non mi hai trovato pronta. Anche i ponti ballano. Allora. Andiamo più piccante. Qualcosa dalla volta. La giovane disponibile che per adesso porta molti frati bene, porta tanta fortuna per adesso. Tanta salute! Salute!